Un'app innovativa, la prima in Italia, l'ho voluto fortemente come assessore alle politiche sociali. Quest'app è rivolta agli studenti perché vogliamo partire dalle scuole per combattere questo fenomeno della violenza di genere. Sicuramente è una strumentazione innovativa in una fase di transizione digitale. Ormai tutti usiamo gli iPhone, siamo su internet e quindi la cosa migliore è scaricare questa app per avere tutte le informazioni e per cercare di sensibilizzare i ragazzi ad evitare ogni forma di violenza. È molto innovativa, come dicevo, perché appunto è la prima in Italia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e anche logicamente la Giunta e il Consiglio regionale che hanno sopportato questa iniziativa, che ho voluto fortemente. Purtroppo anche negli ultimi giorni abbiamo avuto notizie brutte per quanto riguarda la violenza, dobbiamo cercare di mettere in campo ogni azione per cercare di attenuare e prevenire purtroppo questo fenomeno che è in crescita. Sono tante altre iniziative che stiamo mettendo in campo, a breve andrà in giunta una dote finanziaria di oltre 1 milione per i centri antiviolenza e quindi anche una serie di iniziative che va a formare il personale per cercare anche di riabilitare le persone che maltrattano, per far sì che devono evitare ogni forma di violenza anche successivamente. Quindi sicuramente dobbiamo partire dalle scolaresche, che poi sono le future generazioni, così come stiamo facendo per il bullismo e il cyberbullismo, dobbiamo educarli, istruirli e quindi abbiamo ritenuto che l'app, che è sicuramente un sistema innovativo, come dicevo, perché molti giovani non possono far parte di alcuni tavoli in cui appunto cerchiamo di sensibilizzare le persone o quantomeno non sono interessate a partecipare a questi tavoli, a questi eventi che spesso facciamo, e quindi per rivolgersi a questi utenti abbiamo cercato di fare una cosa innovativa e attuale, che è appunto quella di internet e dell'app.